insegno storia medievale, e non è quando parlo di storia medievale, parto dalla storia medievale, chi ne sa nulla in medioevo, nessuno di noi ci sta, qualcuno ha letto qualcosa, eccetera. Dobbiamo partire da una base concreta, la base concreta è il nostro pavimento, il nostro suolo, la nostra storia, il nostro tempo, il nostro luogo. Quindi partiamo da Gubbio. Prendendo Gubbio, uno dei palazzi di Gubbio, forse il più bello, forse il più famoso, quelli di voi che hanno visto San Marino, anche se non sono sammarinesi, sanno che per esempio nell'Ottocento San Marino è stata riorganizzata nel suo centro storico, anche perché la planimetria si presta, come una nuova Gubbio, e il palazzo del governo di San Marino è una copia molto ottocentesca, 8-900esca, perché la fabbrica è durata a lungo, del palazzo dei consoli di Gubbio. Quindi un luogo che ha avuto un fascino perdurante, e ne ha motivo, perché è una qualcosa di colossale, voi ci siete abituati, ma insomma arrivando da lontano e vedendo questa cosa che svetta sotto queste specie di arcate, un po' da acquedotto romano, un po' da rampa quasi metastorica, no? Quella di Minas Tirith nel film, nel film classico sul Signore degli Anelli, 60 metri in tutto, dalla base fino alla cima della torre, ha una sua sintassi che bisogna cercare di capire. Allora voi lo vedete e grosso modo distinguete tre livelli, e se avete un po' di familiarità con la storia dell'arte, per esempio, vi accorgete, anche se non ci avete mai pensato, che in effetti i palazzi hanno spesso tre livelli, chissà come mai. Gioco in casa, Palazzo Vecchio e Palazzo della Signoria a Firenze, ci sono tre livelli fondamentali, anche molti palazzi signorili che naturalmente cercavano, almeno nel XV secolo, di in qualche modo collegarsi con l'architettura pubblica per affermare il loro potere, anche se da persone formalmente e sostanzialmente anche privati, quindi Palazzo Medici per esempio, Palazzo Strozzi, la grande aristocrazia del denaro fiorentina del 400, quando decide di dire ai suoi architetti, gente come Michelozzo, come Leon Battista Alberti, pensiamo al palazzo Piccolomini a Siena per esempio, la città ideale, no? Quando decidono di dire ai loro architetti di organizzare un palazzo, un loro palazzo, pensano immediatamente ai tre livelli, anche perché tre è un numero magico, la Trinità, le virtù teologali e via discorrendo. Qualche volta addirittura cercando però di fare in modo che si ricordasse la loro origine mercantile. Se voi, ora mi dispiace perché non ci ho messo la slide, non si può far tutto al mondo, e poi appunto avevamo fretta stamattina, se voi vi ricordate mentalmente o vi andate a rivedere il Palazzo Medici a Firenze, scoprite che il primo di questi tre livelli, quello col bugnato ancora rustico, perché poi gli altri due livelli sono di bugnato più lavorato, e ha una struttura ad arcate, anche se sono arcate cieche, non arcate originalmente tali che poi sono state riempite, no, arcate architettonicamente pensate come tali, ma per ricordare che originariamente lì c'era un fondaco, perché la grande famiglia che ha costruito questa bellezza in realtà è una famiglia di mercanti ed è fiera di esserlo. E questo è qualcosa di profondamente nuovo nel 400. Noi diciamo sì, è la natura della borghesia, della fine del Medioevo, ma insomma è presto detto, no? Allora noi abbiamo tre livelli a Gubbio, nel palazzo di Gubbio. Abbiamo queste fondamenta ciclopiche, possiamo anche razionalizzarle, la natura del terreno, il preesistente, tutte le altre balle. Però dal basso all'alto c'è una gerarchia. Anzitutto, in basso, Palazzo dei Consoli è dirimpetto al Palazzo del Podestà, quindi il vecchio potere comunale, che era ancora un potere rigorosamente aristocratico e militare, eccetera, si confronta col nuovo potere popolano. E nel mezzo c'è la piazza in cui si unisce e si ritrova tutta la città, ed è calcolata perché tutta la città, questo non succede mai, ma se volesse, se dovesse, se potesse, potrebbe ritrovarsi, potrebbe avere un luogo. Tutti i cittadini
possono entrare nella grande piazza fra il Palazzo del Podestà e il Palazzo dei Consoli. Si chiamano, a Gubbio si chiamano così, consoli, con questo termine che è ancora antiquato, no? Di scuola si distingue il comune consolare che c'è prima, XII secolo, e poi il comune podestarile che viene dopo, quando le parti sociali cominciano a trattare fra loro e a scontrarsi, e allora è una fase per arrivare poi al comune delle arti, che è il trionfo, se non del popolo, del popolo perlomeno nel senso medievale, quindi di quella che noi potremmo chiamare la borghesia, o se siete gramsciani di stretta osservanza, la pre-borghesia medievale. Quindi c'è questo triplice livello. Al primo livello ci abita il capitano del popolo, che è il magistrato, come un po' come il tribuno della plebe nella Repubblica Romana, il modello è questo, il magistrato che deve curare gli interessi del popolo, che non è la popolazione in generale, ma che è quella parte della popolazione che sta nel mondo della produzione, non è il clero, non è l'aristocrazia, e quindi è un difensore della plebe. E come tale deve stare a contatto col popolo, e sta al piano terra, anche per una ragione di polizia, se volete, perché il capitano del popolo ha le sue forze, con il podestà ha le sue, eccetera, eccetera. Nel mezzo c'è il piano nobile, il piano alto, il piano rialzato, l'arengo. E lì ci stanno, non tutto il popolo di Gubbio, altrimenti il pavimento crolla, vero? Ma i rappresentanti del popolo. Il comune è una democrazia imperfetta, non risulta che ci siano democrazie perfette, a parte quella immaginata da Aristotele, e anche quella, insomma, però è una democrazia elettiva, una democrazia rappresentativa, quindi i rappresentanti del popolo, che possono essere molti, anche centinaia, ora non stiamo a raccontare la storia dell'istituzione di Gubbio, poi gli statuti sono arci pubblicati, quindi se volete leggeteveli. Strato mediano, la grande sala, il piano nobile, su, quindi più alti, divisi dai rappresentanti del popolo, ma soprattutto divisi dal loro rappresentante militare e politico, dal capitano del popolo, ci stanno i consoli. A Gubbio li chiamano ancora così, in altre parti dell'Italia li chiamavano ormai priori, con un termine preso dal lessico monastico anche parrocchiale, per dire il primo della parrocchia, il sacerdote, il parroco, quello che tiene la chiesa parrocchiale. E i priori erano i primi cittadini eletti, naturalmente. A Gubbio si chiamano ancora consoli. Gubbio è sempre, come buona parte dell'Italia centrale, fiera delle sue origini romane, ricorda le origini romane, le ricorda anche con un sistema che a noi ci sfugge, perché ormai non abbiamo più memoria, non abbiamo la scrittura ci ha tolto parte della memoria, poi è arrivata l'informatica e ci ha tolto anche il poi, ci rimaneva, e a questo punto delle cose, se non si rinfrescano continuamente, non ci ricordiamo più nulla. Nel mondo medievale o nel primo mondo moderno, non è, nell'età preindustriale, buttiamola lì, non era così. Quindi in alto ci stanno i consoli, come i consoli romani, anche se non sono due, sono un numero maggiore, che governano la città per un periodo breve, perché bisogna fare un ricambio rapido. Così tutti compartecipano alla magistratura, e così chi tiene la magistratura non si abitua troppo al potere e ai suoi privilegi, cosa che va detto ai deputati del futuro, che saranno molto meno e che naturalmente, come sapete, saranno molto più virtuosi di quelli del passato. Il Palazzo dei Consoli è stato costruito fra 32 e 49, cioè hanno cominciato a costruirlo in un momento quando cominciava già quella che è stata chiamata la crisi del 300, c'era già la crisi demografica, c'era una certa crisi climatica, pioveva molto, il clima si era raffreddato, quindi bisognava smetterla di fare riunioni all'aperto, e anche questo contribuisce all'architettura dei comuni, dei palazzi dei comuni. Il 300 è un tempo piovoso, nebbioso, eccetera. E poi c'è il 49, è insieme al 48 il biennio terribile della peste.
Quindi nel 49 il palazzo si completa in un modo o nell'altro quasi totalmente. Gli architetti sono Angelo da Orvieto, che era molto famoso, e Leo Gubino, Matteo Di Giovannello, quello che noi chiamiamo tutti, anche non umbri, Gattapone, che era un buon artista, un buon artigiano, un buon ideatore di monumenti, aveva lavorato anche a Firenze, eccetera. Quindi uno spazio pubblico molto chiaro. C'è un modello, il Palazzo dei Capitani del Popolo di Arezzo, edificato fra il 1270 e il 1278, prima quindi sia del Palazzo Civico di Siena, sia del palazzo che ora si chiama Vecchio, perché in realtà lo chiamavano i fiorentini dell'età moderna Vecchio, per distinguerlo dal Palazzo Nuovo, che era Palazzo Pitti, perché originariamente era stata la prima sede dei Granduchi, ma in realtà il Palazzo Vecchio era il Palazzo Nuovo della Signoria nel 200 fiorentino. Ed era il palazzo dei priori, da non confondere col palazzo del capitano del popolo, il cosiddetto Bargello, che è un altro grande modello, lo chiamerei fra virgolette un modello castellano, perché come il palazzo dei consoli di Gubbio evidentemente c'è un modello in questa struttura, e il modello è un modello feudale. Certo, è un modello feudale inteso all'italiana, mentre fuori d'Italia ordinariamente la nobiltà, quindi proprietari terrieri e guerrieri, non abitava nelle città, disdegnava l'abitare nelle città, eccetera. In Italia no, in un modo o nell'altro. Prima perché a un certo punto, durante il XII secolo, capiscono che nelle città circola il denaro e l'aristocrazia è sempre bisognosa di denaro, perché lo sperpera. E poi perché i cittadini obbligano, invece di mantenere, come succedeva in Francia o in Germania, i nobili fuori dalla città, li vogliono nel tessuto urbano, perché li vogliono controllare e perché sanno che una volta che sono diventati cittadini, a loro volta, per il loro potere economico e per il loro potere anche militare, saranno una forza, saranno una risorsa per la città. Quindi c'è un urbanesimo dei nobili che spiega anche perché, se si deve fare un palazzo civico, la mentalità corrente anche dei non nobili, che sono la stragrande maggioranza, è che insomma chi comanda sta in strutture fortificate, dove c'è una torre di guardia, che è anche un segno di signoria, dove ci sono delle merlature, dove ci sono delle fortificazioni. E allora tutto questo ci induce a poter fare un discorso più generale sulle strutture, diciamo, palatine, aggettivo che viene da palazzo, sulle strutture palatine in genere nel nostro Medioevo. Cioè, da quando cominciano gli abitanti delle città ad aver bisogno di magistrature che stiano in luoghi speciali dove governino e dove periodicamente si riuniscano, fino a quando poi col Rinascimento, eccetera, nascono i principati da noi, nasce lo Stato assoluto fuori Italia, e allora, o anche nell'Italia meridionale, e allora il problema diventa diverso. Ovviamente io non potrò dir tutto, anche perché c'è già il fioravanti e mi guarda male, però vi dirò l'indispensabile organicamente esposto. Per capire le strutture castellane, tanto più cominciare, bisogna partire da un grande del VI-VII secolo, Isidoro, vescovo di Siviglia, il quale ha scritto un libro intitolato Etimologie, in cui cerca di spiegare le etimologie, riuscendoci spesso, le etimologie delle varie parole, e dalle parole arriva alle cose, più o meno come i linguisti o come gli studiosi del linguaggio di oggi, e dice la civitas può essere... L'insieme dei cittadini si esprime nell'urbs, nella città materiale, e quindi la città può essere costruita di due elementi: un elemento umano, la città degli uomini, e un elemento materiale, la città di pietra. Isidoro di Siviglia è convinto ancora di parlare nella romanità,
noi poi non lo sappiamo, il VI secolo è ancora medievale, è già medioevo, ma a lui non gliel'aveva detto nessuno, e quindi lui continuava a pensare se era ancora al tempo dell'antica Roma, e per lui le città erano città di pietra. Altrove avrebbe detto, fosse nato a Babilonia avrebbe detto città di mattoni o città di fango, fosse nato nel nord avrebbe detto città di paglia o di legno, invece per lui la città è città di pietra. E le strutture palatine si dividono in tre grandi sezioni tipologiche, che sono grosso modo direi anche sezioni cronologiche. C'è il palazzo fatto a somiglianza di quello che era il palatium per i latini, per l'antica Roma, quindi praticamente il luogo del potere. Noi abbiamo degli esempi, ma siccome non possiamo vedere tutto né dir tutto, diciamo che gli uomini della città medievale, che erano spesso mercanti e giravano il mondo, giravano soprattutto il Mediterraneo, ne conoscevano alcuni. Il modello, l'Urgestalt del palazzo, il palazzo imperiale di Spalato, che ancora oggi è una cosa straordinaria, insomma, questo, la città storica di Spalato che è organizzata in questo perfetto quadrato, perché è un castrum romano, e Diocleziano, che era, nato da quelle parti, ma era sempre stato soprattutto un legionario come struttura mentale, eccetera, la sua residenza l'aveva organizzata secondo il sistema del castrum, quindi c'era una tenda pretoria che era la reggia, l'aula in cui lui riceveva in quanto Dominus ac Deus, Diocleziano era anche ancora Dominus ac Deus, e poi intorno c'erano i vari quartieri, esattamente come, se si vuole, il palazzo di Gubbio è, come gli Eugubini ben sanno, extraterritoriale rispetto ai quartieri, però è il luogo dove si incontrano tutti e quattro i quartieri, quindi è un luogo che nello stesso tempo è al di fuori dei quartieri ma anche al di sopra dei quartieri. Spalato è un luogo che Diocleziano cura appena molla il potere perché non poteva più e va a fare il curatore del suo giardino. Una volta gli dicono, guarda, siamo alla fine del terzo secolo, all'inizio del quarto secolo, guarda che qua tu devi tornare perché le cose vanno a catafascio. E lui risponde a chi gli ha detto questo, tra l'altro era un messaggero del Senato, c'era ancora a Roma, se tu vedessi quei bei cavoli che crescono nel mio orto, tu non mi avresti fatto una domanda del genere, e restò a Spalato. Un altro modello, familiare a tutti noi, un po' di storia dell'arte l'abbiamo fatta tutti, è il cosiddetto Palazzo di Teodorico di Ravenna. Ancora una volta abbiamo la struttura dell'aula principis, cioè è una massa chiusa dal di fuori con pochissime entrate, con un ingresso trionfale segnato da un portico, da alcune colonne di marmo, eccetera, eccetera. Non è effettivamente il palazzo di Teodorico. Teodorico, come sapete, ha, verso la fine del V secolo, ha posto la sua capitale come Rex Gotorum, perché poi era anche patrizio romano e come tale governava i romani, ma la sua capitale era la città di Ravenna, che in fondo era una piccola Costantinopoli, già da allora costruita come una piccola Costantinopoli. Era un grande porto dell'Adriatico, il più grande, non si era ancora interrato per colpa del Po, eccetera. E però quello non è il palazzo di Teodorico, è piuttosto il palazzo dell'Esarca. Dopo la guerra greco-gotica i bizantini riprendono gran parte dell'Italia e stabiliscono a Ravenna la capitale della parte dell'Italia che sono in grado di governare concretamente, che è l'Esarcato con capitale Ravenna e la Pentapoli che è invece sparsa un po' nelle Marche. Questo è il modello che passa poi in tutti quei palazzi del nostro Medioevo che hanno come ideale strutturale
la dimora del potere, ma che la reinterpretano, non come l'avrebbero interpretata Diocleziano e Teodorico, ma che la reinterpretano come la si poteva interpretare fra undicesimo, dodicesimo e tredicesimo secolo, cioè come un luogo dove si amministra un potere feudalmente inteso. Del resto nei liberi comuni, come usiamo dire, che non erano liberi in senso assoluto, non esisteva una sovranità del comune, c'era sempre qualcuno al di sopra, fino ad arrivare al potere universale. Il potere universale nel mondo medievale è gestito dall'imperatore e dopo l'undicesimo secolo c'è una rivoluzione pontificia, e qui avevamo il grande Glauco Maria Cantarella e ci ha scritto cose bellissime su questo, e il potere universale nel mondo occidentale è gestito anche dal Papa. Come sapete Gubbio era feudataria del Papa, come altre aree, fra Emilia, Romagna, Marche, Lazio, Umbria, eccetera, eccetera. Quindi il comune è considerato, visto dall'alto, come un feudo nel suo insieme, e l'imperatore o il Papa continuano ad avere la consapevolezza, o se preferite l'illusione, di governare la città. Federico di Montefeltro, duca di Montefeltro, gonfaloniere di Santa Romana Chiesa, era un fedele feudatario del Papa, era anche il capo delle milizie del Papa, però da queste parti comandava lui, come se fosse stato Papa, Imperatore e tutto il resto, e aveva stabilito questi due suoi centri di potere, il grande palazzo di Urbino e il piccolo palazzo sopra, oddio, piccolo fino a un certo punto poi, io vivo in una casa più piccola, lo confesso, il piccolo palazzo di Gubbio, a cui era molto affezionato, perché come sapete e come ripetete di continuo a tutti, Federico era un eugubino, che è verissimo fra l'altro, è anche molto affezionato a Gubbio, meno a Urbino, degli urbinati non si fidava. Quindi abbiamo questa prima struttura del palazzo, del luogo di pietra dove si amministra il potere, eccetera, che si rifà a una ideologia palatina e a una realtà, diciamo così, strutturale di tipo originariamente feudale. Però questo non è il solo modo di costruire un luogo di potere cittadino, ce n'è un altro. Abbiamo visto il tipo castrum, che è questo: dal castrum si sviluppa il palatium, vedi Spalato eccetera, e dal palatium poi si sviluppa palazzi del podestà, palazzi dei priori, palazzo del capitano del popolo, eccetera, eccetera, dove ci sono spesso anche degli insegnamenti all'interno, perché il palazzo serve anche come tribunale, e allora si spiega come il cittadino si deve comportare. Per esempio nel Palazzo Pubblico di Siena, dove c'è la cappella, perché i re avevano la cappella palatina, quando il popolo diventa sovrano di se stesso, anche pretende di avere anche lui la cappella nel suo luogo di potere, e lì si illustra il buono e il cattivo governo, il famoso affresco in due parti, eccetera, dove si spiega come deve essere il buon governo e come nella realtà è purtroppo il cattivo governo. È un affresco didascalico, di natura profondamente simbolico-allegorica. Quando poi ci sarà, con l'inizio dell'umanesimo, il sopravvento rispetto all'allegoria, rispetto alla teologia, il sopravvento della storia, si farà quello che i Finci hanno fatto a Foligno. Si faranno palazzi affrescati con gli esempi storici degli antichi principi. Invece a Siena abbiamo il buon governo, rappresentato dal comune, paludato di bianco e di nero, sono i colori cittadini, e il cattivo governo è una specie di diavolaccio, eccetera, eccetera, che fa tutta una serie di cose fra lo sceno e il terribile. E sono insegnamenti didascalici. Nel comune di Marradi, che era un comune soggetto alla Repubblica di Firenze, c'era una piccola aula della giustizia,
con un bel caminetto, eccetera, degli affreschi allegorici anche lì, e c'era una grande scritta che sovrastava il vicario del Comune di Firenze, quando il vicario del Comune di Firenze sedeva rendendo giustizia, e la grande scritta recita: al villan che non si sazia non gli far danno né grazia. Quindi la dominante la cantava ai villici del contado, insomma, voi siete soggetti a noi, state tranquilli, noi siamo equi, il che non era vero, però non vi faremo mai nemmeno un favore, il che era verissimo, fra l'altro. Questo è il sistema, diciamo così, palatino di organizzare un palazzo pubblico. Poi c'è il sistema di quello che in italiano chiamerei il brolo, il brolo. Brolo è una vox docta per noi, per indicare il giardino. In realtà viene da una parola celtica, poi assunta anche dai germani dell'Ovest, broigum, qualche cosa del genere, che vuol dire luogo tenuto a prato. Era il prato recintato in cui nell'antichità, spesso coperto, questo è importante, anche perché era freddo, in cui nell'antichità celtica, nell'antichità germanica si facevano le grandi riunioni, quelle che nell'antico tedesco classico si chiamano il Ting, Ting col T senza H, e la riunione praticamente che in greco si chiamerebbe l'agorà. Bene, il sistema del brolio mi auguro che il PowerPoint mi segua, ci mostra dei palazzi comunali che sono invece distinti in due parti, nel senso verticale del termine. Lo vediamo per esempio nel Palazzo Comunale di Bamberga, anche se purtroppo lì per motivi pratici il Palazzo Comunale è messo fra due fiumi, o meglio fra due rami dello stesso fiume, c'è una cascata, quindi insomma era un luogo difficile, per cui non si poteva organizzare il sistema del brolio, che in tedesco si chiama Halle, da cui viene il latino sala, che viene dal latino, basso latino, viene da una parola longobarda travestita da parola latina. La halle era appunto il luogo dove ci si riuniva, era un luogo ben preciso che era costituito di due piani, c'era un piano basso che era porticato, quindi una grande sala con un portico, un avamportico. Quando il tempo è bello si va sotto il portico, anche magari addirittura all'aperto. Quando il tempo è brutto si sta nella sala. Quindi c'è una parte iniziale che, badate, gli architetti di Gubbio si sono ricordati di questo fatto, non so se inconsciamente o perché figli di germani eccetera eccetera, anche se nipoti magari degli antichi umbri e via discorrendo, e hanno fatto le loro arcate, anche se sotto forma di rampa, alla base del palazzo pubblico, il che potrebbe anche dire molte cose, ma su questo naturalmente gli specialisti al solito discutono, litigano eccetera. Comunque il sistema della halle è al pian terreno una grande sala porticata, e qui noi abbiamo un riferimento che poi nel mondo mercantile comunale resterà a lungo sotto forma della tradizione del mercato coperto. Non so se andate a Valencia, visita del tutto augurabile, e vedete la Lonja della Seda, cioè il mercato della seteria di Valencia. A Valencia si produceva seta, ma soprattutto la si importava, e la Lonja di Valencia è bellissima, è una sala gotica straordinaria, però voi non vedete tutto, perché non fate attenzione, entrate in questa grande sala, restate ammirati, ma non vedete che in alto invece c'è una sorta di sottopalco, non è proprio un sottopalco, non è proprio una soffitta, è una sala ampia con il tetto lievemente abbassato, però ci si può stare, ci si può riunire, eccetera. Quello è il luogo deputato per le riunioni di élite. In basso è il luogo deputato per i bisogni del popolo, che sono essenzialmente bisogni di commercio. E quindi abbiamo la sala di commercio, halle, da luogo elevato di riunione,
Valhalla è la Halle degli dèi, no? Quella dove ci si uccide e si banchetta di continuo per l'eternità. Sarà un bel divertimento, ma questo, contenti loro, contenti tutti. E questo sistema della Halle, che poi nella nostra Italia settentrionale diventa il sistema del brolo o del broletto, sono bellissimi esempi, lì sul PowerPoint dovreste vedere, io non lo vedo, dovreste vedere almeno l'esempio, uno scorcio del broletto di Milano e uno scorcio del broletto di Lodi. Quindi struttura di pian terreno, aperta, porticata, e in un modo che può che se non è adibito giornalmente al mercato può diventarlo al momento opportuno. Quando si guardano le architetture medievali, non dimenticatevi mai che c'erano delle strutture volanti di legno che addirittura si potevano mettere d'inverno, inserire d'inverno in appositi buchi dove si mettevano le travi maestre e poi togliere d'estate. Quindi quelle strutture nude, quella nudità che a noi ci fa sembrare così affascinante il Medioevo, non era nuda per nulla, così come la pietra scabra, il forte grigio della pietra delle cattedrali o dei castelli medievali, è una balla, era tutto colorato. Noi ci stupiamo degli affreschi di Giotto, no? Avete presente Assisi, le torri verdi, gialle, rosa? No, non era un'invenzione, non è un'invenzione di Giotto, era effettivamente così. Quindi noi abbiamo del Medioevo una visione distorta, noi infatti facciamo un lavoro qui al Festival che consiste continuamente nel tornare sul medievalismo, cioè sulle storture che ci ha lasciato questo rivivere il Medioevo e riviverlo in modo inadeguato. Quindi sistema del Palatium che non prevale per esempio in Italia settentrionale, sistema della Halle che invece resta. Pensate alle Rathaus in Germania, tutti i turisti non tedeschi si meravigliano perché dicono ma perché cavolo nel Palazzo del Comune questi ci mettono sempre la trattoria, l'osteria in basso. Non è un'osteria, è il ricordo del vecchio luogo nel quale si faceva mercatura. E nella Rathaus c'è sempre la Rathaus Bloierei. Badate che può anche essere invece un luogo sacrale. E non so se avete visto mai, stando a Monaco, se avete visitato la Ferdinand, la sala dei capitani di guerra, che è poi un esempio ottocentesco di copia esatta della loggia dell'Orcagna, della loggia di Firenze, la loggia dei Lanzi, come la chiamiamo noi a Firenze, perché Carlo V ci aveva messo la guardia ai Lanzichenecchi. Beh, la Ferdinandale è una tipica loggia, come la lonja di Valencia, una tipica loggia medievale che ha al suo soppalco una sala di riunioni, sala di riunioni che poi può essere anche chiusa e diventa una soffitta, sala di riunioni che può essere adibita a altre cose. Per esempio a Firenze c'è un altro edificio fatto a forma di halle che è, non si direbbe di primo acchito, la chiesa del San Michele, dove se ci state attenti notate che all'esterno di San Michele ci sono i pilastri dove ci sono quelle bellissime statue di marmo, di bronzo, ma poi ci sono degli spazi ad arco che sono chiusi e che sono stati chiusi fra 5 e 600 in maniera che il dado di Or San Michele è diventato un perfetto dado, ma originariamente era una loggia aperta come quella che voi... Gioco in casa e quindi torno all'esempio fiorentini, a pochi metri da Or San Michele vedete nel cosiddetto mercato nuovo, quello che i fiorentini e anche i turisti chiamano le loggia del porcellino per via del cinghiale di bronzo che è uno dei simboli di Firenze. Anche lì grandissima, altissima loggia e poi una piccola, ma non troppo, ma in prospettiva sembra molto bassa, stanza superiore dove non va nessuno, ma che originariamente a Or San Michele era addirittura tenuta come deposito del grano. C'erano degli orifizi da cui usciva il grano quando si doveva commerciare, era un silos e come tale naturalmente veniva presidiato dalla Madonna del Grano.
La Madonna del Grano ha una loggia bellissima, gotica, con una bella immagine di Maria, e Maria tiene in braccio il bambino, il quale bambino gioca con un uccelletto. E non ci gioca, ci gioca un po' brutalmente, come fanno i bambini, lo stringe. Ed è giusto che lo stringa, perché quell'uccelletto non è un pettirosso, è un piccolo pettirosso, ma non è un pettirosso qualsiasi. È l'esempio, diciamo, simbolico dell'uccello che becca il grano e che quindi deve essere tenuto a bada, perché altrimenti poi lo mangia. E il bambino protegge il raccolto, che è ai livelli sovrastanti, dove adesso c'è il museo. E in Orsan Michele, naturalmente, prima che Orsan Michele diventasse un silos, Orsan Michele era una grande loggia dei mercanti, poi se ne fecero altre, poi si fece il Palagio di Parte Guelfa e via discorrendo, e Orsan Michele diventò un'altra cosa. Quindi abbiamo il sistema Broletto, il sistema Halle, o il sistema, se preferite, loggia, che è l'altro modo di concepire il palazzo pubblico. Però nel frattempo il tempo passa, ci si avvicina all'età moderna, il potere si restringe nelle mani sempre di pochi, poi arrivano i signori, poi i signori diventano principi per volontà imperiale o papale in Italia, oppure diventano re assoluti dal re feudale che erano in Francia, in Inghilterra, in Castiglia, in Aragona e via discorrendo, e abbiamo il passaggio, diciamo nei termini scolastici, il passaggio dal Medioevo all'età moderna come passaggio da un tempo di libertà esercitate in modo delegato, non dico democrazia perché sarebbe anacronistico, comunque di libertates esercitate da deleghe, a un tempo invece di potere che scende dall'alto. Che differenza c'è? Ma c'è questa differenza: se gli Ugubini o gli Urbinati avessero per caso avuto idea di buttar fuori Federico, non sarebbe stato facile, però mettiamo che loro avessero avuto questa idea, le congiure ci sono sempre, e che ci fossero riusciti. E Federico era duca, non era più il signore come nell'età precedente, come fra 200 e 300, quando il comune si riuniva e dava la balia, cioè dava il potere nelle mani del popolo e il popolo restava sovrano. Poi il signore esercitava il potere e lo esercitava come gli pareva a lui, ma formalmente il sovrano era sempre il popolo, lo diciamo ancora oggi nel nome del popolo italiano, no? Poi insomma i contenuti sono vari, ma formalmente è così. Dopodiché si crea una grande rivoluzione, anche se la gente non se ne accorge, si fanno dei belli apparati, delle belle feste, arriva un bel documento in gotico latino, come direbbe Guccini, ben dorato e miniato, papale o imperiale, in cui si conferisce al signore un titolo feudale. Lo si fa diventare conte, lo si fa diventare marchese come a Mantova, lo si fa diventare duca come a Ferrara, come a Urbino. Federico è noto che prima di diventare dux era comes, era conte. Che differenza c'è? Non granché. Problemi lessicali o di gerarchia feudale, ma la realtà sovrastante è questa, che questo titolo feudale significa che il signore non prende più il suo potere dal popolo, che quindi lo può anche buttare fuori, e una volta l'ha buttato fuori, lui che fa? Si attacca o un po' far altro, o riprende la città se gli riesce con i suoi alleati magari eccetera, oppure se ne va a fare un'altra cosa, ammesso che non lo ammazzino. Invece il principe, una volta buttato fuori, il popolo non è più il sovrano che ha dato il ben servito al suo delegato, è una massa di cialtroni che si è ribellata. E allora si fa appello all'imperatore, si fa appello al papa, si scomunica il cattivo popolo che ha cacciato il buon sovrano, e il buon sovrano torna con tutti i crismi. È così che funziona il diritto internazionale medievale e rinascimentale. Quindi c'è una bella differenza fra l'essere signore di Urbino o di Gubbio e essere duca di Urbino e di Gubbio. Ma questo gli Urbinati e gli Ugubini lo sapevano perfettamente.
E così possiamo tornare all'ultima fase del cerchio che abbiamo fatto, modello Palatino, modello Halle, modello Lonca e infine modello di nuovo Palatino, ma in un senso più alto, ispirato veramente ai palazzi del potere imperiali, papali o regali, che si fanno da noi i principi italiani, almeno in Italia centrale e settentrionale, e altrove, Italia meridionale, che poi dipende, come sapete, dalla Spagna, eccetera, Francia, Germania, Spagna e tutto il resto, altrove invece il modello regale. E allora si spiega il grande palazzo d'Urbino, quello che Federico chiamava affettuosamente il mio piccolo palazzo, ma attenzione, il piccolo palazzo che è attaccato quasi alla cattedrale, anche perché a Urbino gli spazi sono molto ristretti, è un piccolo palazzo, lo sapete meglio di me, da cui si domina fisicamente, visualmente si domina sia il Palazzo dei Consoli, altissimo, ma con tutta la sua altezza, il palazzo del Duca è in quota e quindi lo supera, sia il palazzo del Podestà che pian piano viene ridotto a quella piccola ala che è rimasta dall'altra parte della piazza grande, della piazza, la grande piazza di Gubbio. Quindi noi abbiamo un modello che è di nuovo un modello regale, che ricorda che il principe è il rappresentante di un potere superiore sulla terra e quindi questo potere, sia pure per delega, lo esercita anche lui. Il mio PowerPoint termina con un esempio di due strutture palatine che si somigliano moltissimo e che non si... se non si sa non ci se ne rende conto, anche se magari sono due strutture che molti di noi conoscono: il Palazzo di Urbino dell'Aurana, quello è noto, e l'Alcázar di Segovia, quindi siamo nel Regno di Castiglia, che mantengono i due vocaboli base di quello che deve essere un palazzo rinascimentale: l'elemento fortezza, la fortezza imprendibile, la fortezza aerea, la fortezza che in qualche modo è sede di un uomo che in realtà è un superuomo, mettiamola così, ed è il palazzo dell'Aurana di Urbino, con quel grande donjon, con quel grande torrione semicircolare, se lo vedete dal basso, se lo vedete da dove ora c'è il parcheggio, per intendersi, che è questo palazzo, quasi un palazzo di fate. E l'Aurana l'ha fatto per questo, anche se poi ha fatto tutti questi richiami classici, gli archi intorno, eccetera. Se però voi aggirate il palazzo, prendete l'ascensore che è meglio, e salite in quota a livello cittadino, vedete che dall'altra parte la fortezza non c'è più. La fortezza arcigna, imprendibile, ostile, che c'è vista dall'esterno, che è un avvertimento, fate attenzione, perché noi siamo signori del nostro spazio, noi siamo imbattibili, noi siamo inespugnabili. Dall'altra parte invece si apre proprio anche architettonicamente come una sorta di abbraccio, lo si è detto di Piazza San Pietro, ma anche palazzi principeschi a volte hanno questa forma di abbraccio. Palazzo Pitti, per esempio, un corpo centrale e due ali laterali. Esattamente la stessa cosa che succede a Segovia, dove i re di Castiglia, che non avevano ancora una capitale fissa, Toledo non c'era più, Madrid non c'era ancora, una delle capitali fondamentali era Segovia, e lì avevano fatto la stessa cosa. Vista dal basso, questa fortezza imprendibile
che ha anche una certa atmosfera quasi fiabesca, e l'Alcazar di Segovia ce l'ha molto di più che non il palazzo di Urbino, fatto con tutto il rispetto per Laurana, che del resto poi sottolineava questo suo rispetto per la misura classica, che invece l'architetto di Segovia gotico non ce l'ha affatto. Dall'altra parte si riprende il discorso sul palazzo, si vuole entrare nel palazzo, ma dalla parte della città, e abbiamo un ingresso spazioso, un ingresso accogliente, perfettamente in pianura, su un grande piazzale, anche se c'è una fortificazione anteriore, insomma un residuo di rispetto per la sicurezza, se volete. Quindi due livelli, il potere dall'esterno, che è un potere lontano, arcigno, imprendibile, e il potere dall'interno, che è un potere fraterno, accogliente, a cui Federico, che era un grande cultore delle scienze e delle tecniche, aveva aggiunto anche un tocco di straordinaria modernità nelle sculture in pietra che fanno da spalliera alla grande panca che circonda il palazzo dalla parte che guarda la città. Quindi un invito ai cittadini di sedersi quando è bello, bere, parlare, eccetera eccetera, se loro appoggiano la loro schiena, l'appoggiano su delle sculture che si guardano bene da essere antichi riferimenti alla gloria, agli antichi dèi, a tutte queste cose andavano tanto di moda nel 400. Il collega e nemico di Federico, Sigismondo Pandolfo Malatesta, ci andava a nozze con l'antichità romana. Federico no, Federico è un imprenditore di eserciti mercenari, ormai lo sappiamo se è un esercito mercenario, no? Negli ultimi anni abbiamo imparato, lo avevamo disimparato nella prima metà del Novecento, ma l'abbiamo reimparato, quindi siamo più vicini al 400 di quanto non fossimo stati nel XX secolo, è così che funziona la storia. Federico è un grande imprenditore. Federico è un grande diplomatico, è confaloniere di Santa Romana Chiesa, quindi è il capo delle milizie del Papa. Spesso diventa anche, faceva un po' come il mio amico Sgarbi, faceva 150.000 cose, prosindaco eccetera eccetera. Federico ogni tanto faceva anche il consigliere militare, anche a Firenze lo fa benissimo. Nel 1472 rade quasi al suolo Volterra, perché si era ribellata al suo amico Lorenzo de' Medici, di cui lui era stato padrino al battesimo, fra l'altro. Ed è il macellaio esecutore del grande macellaio mandante che era stato Lorenzo, e distrugge e saccheggia Volterra. 4 anni dopo diventa il burattinaio per conto di Papa Sisto IV, che certo non poteva affidare la buona riuscita e la congiura dei pazzi a quell'imbecille di suo nipote Riario, no? E invece si sceglie un grande cervello come quello di Federico, e Federico ci arriva quasi a fare il grande colpo. Poi Lorenzo si è vendicato crudelmente di tutti i congiurati. Uno per uno li ha fatti ammazzare, uno peggio dell'altro. Col suo padrino non c'è riuscito. E allora si è ricordato, era quello che gli aveva amministrato l'acqua del battesimo, e filialmente lo ha perdonato. È così che si fa coi potenti, no? Quando i potenti smettono di essere tali, se ne può anche dir male, ma prima è meglio evitare. Ecco, quindi siamo passati dal cerchio abbiamo tracciato un cerchio dal piccolo palazzo di Gubbio, che va detto era il palazzo prediletto di Federico, anche se non ci veniva spesso, ma perché era il luogo natale di Federico, al grande palazzo di Urbino, attraverso una specie di world history, anche se forzatamente limitata all'Europa. Se quest'altro mi date più spazio, vi parlo anche del palazzo della pace celeste di Pechino e anche del Taj Mahal. Grazie.